Late night show, tutti quanti sul ring. È live, il programma più sexy. Wake up your funky soul, siamo qui. Get down to the boogie the beat. Late night show, tutti quanti sul ring. È live, il programma più sexy. Wake up your funky soul, siamo qui. Get down to the boogie the beat. Iscrivetevi e denunciatevi. sono cose che si fanno dopo le iscrizioni. Sono cose che cadono. Succede, può capitare. Preso in comunque, siamo Leo, siamo già alla seconda puntata. Minchia, siamo già minchia, alla seconda. Ci siamo fatti vecchi, figurati. Mamma mia. Sembra passato un anno e invece è solo la seconda puntata. È solo la seconda puntata. L'anno più lungo della storia, cioè non... Posso dire una cosa veloce? Visto che noi 1, 2, 3 siamo, diciamo, io e te siamo titolari del Late Night, ok? Invece insieme ad Enrico e Edoardo siamo titolari anche di Ugo De Lucia, no? E abbiamo ufficialmente le sigle più belle in assoluto di tutto il panorama. Sì, queste sigle le ha fatte il fratello tale Smargiassa. Ah sì, lo Smargiassa. Di Enrico, che sia uno Smargiassa, però è anche un compositore, un musicista, un cantante, e ha un ballerino, pubblicato un ballerino, un attore, oserei assolutamente, un EP di prosa che io adesso vado a pubblicizzare su Spotify. Qua c'è il link, signori, il buon Regen Kaiser, che si chiama così. Non lo chiamate Cesare. Si chiama Regen Kaiser e l'EP è Ryzen. Oppure no, aspetta. Sì, giusto, penso. No, Regen. Regen. Praticamente nostro figlio e non... E quello, esatto. Pensa che quello stronzo non ci dà nemmeno la visual mentre noi lo stiamo pubblicizzando. Vero, ma... Noi non lo sai, però noi è Regen EP... Esattamente, sì. Di Regen Kaiser, che io ho pubblicizzato bene su Spotify, potete andarlo a ritrovare. E essendo il titolare, diciamo, il compositore, musicista di tutte le nostre sigle, andatelo a vedere, a sentire, ad ascoltare. Aspetta, io non vorrei mettergli in bocca delle sigle che non ci pensa nemmeno a fare. Sigla The Late Night di Ugo De Lucia. Perché sennò sì, ma io ho fatto una premessa esplicita, cioè sì, nostra, sì. Ecco, ho detto nostra. Sì. Io però avverto, ragazzi, che questo EP ha uno stile diverso. A me non piace. Poi, però sono vecchio, ragazzi. Ma come ti ha detto, sei un boomer. Sono un boomer, sono buono, ragazzi, ma è vero, ma obiettivamente è vero, però, cioè, state attenzione. Quindi andate a dare un'ascoltata all'EP di Cesare Lentois in arte Regen Kaiser, EP Regen. Ah, non è al contrario? Come? Non è al contrario, Regen Kaiser, cioè. Lentois Cesare è uguale, come vuoi. Sì, esatto. Quindi, comunque, seconda puntata del Late Night. Dopo un anno siamo già alla seconda puntata. Abbiamo un ospite. Stasera? Fior di ospite. Oggi non posso neanche avere, oggi non sono subcomandante, quindi ringrazierò in maniera anzi, molto istituzionale. Il nostro Lantois. Grazie a voi per l'invito. Direttamente dalle coste della Corsica. Sì, qui guarda, facciamo un po' come Goku e Vegeta, vedete che due presentatori che non... la coppia del gol Fabrizio e W Italian Podcast e Leonardo Santità. Fabrizio De Vitte e Leonardo Fail, esatto, lo sponsor della Federazione. Ce l'hai davanti. Cliff sta ancora aspettando la card della stessa. Sì, della stessa importanza. La seconda card. Non mettetemi così che io poi vado in imbarazzo, non so dove guardare, ragazzi. No, vi prego, mettete a posto lei. Ok. Vabbè. Visto che praticamente questo mese ci dedicano pay per view ogni settimana e noi ne dobbiamo parlare. Siamo stati molto fortunati. Siamo stati fortunati questo mese. Io ho un cane che mi sta tenendo. Zorro. Grande Zorro, saluti a Zorro. Si gioca dopo.
Zorro, dai la visual. Mi chiamo dopo Zorro. Vai a fare il bagno. Non lo so, qualcosa fa. Ma in camera tua. Vai. Tu ho aperto Carnab, ti ho fatto l'abbonamento, vai. Ecco White che sta raggiungendo la Rumble a piedi dell'anno scorso. Anche Zorro entrerà nella Rumble, voi non lo sapete. Sì. Don Aleandro della Vega. Esatto. E quindi questa settimana c'è stato un pay per view tra capo e collo, ci è caduto così. Mm-hmm. Annunciato da un po', praticamente annunciato, guardate qua, quasi da quando la Ring of Honor ha annunciato che avrebbe fatto una pausa, si è intromessa la Terminus. Sono dei casi, non si sa. E quindi niente, la Terminus, federazione o promotion, chiamatela come vi pare, di Jonathan Gresham, comunque è lui che ha organizzato, poi ovviamente c'è dell'altro dietro, non si sa quello cosa ci sia, e ha fatto questo show presentato in pompa magna, sembrava fosse una cosa stile molto lean, comunque, parliamoci chiaro, non è che... Sì. Prescindere dai numeri, eccetera. Un po' meno. Sì, però da come è stata presentata sembrava quasi una cosa comunque... Diciamo un Impact Plus. Sì, però sai, nomi. E niente, c'è stato questo show. E noi dobbiamo adesso vedere com'è stato questo show. Com'è andato. Com'è successo. Un po' di somme. E quindi Enrico, pensate che appena abbiamo detto che parlavamo della Terminus, Enrico ha detto no, ci voglio essere perché guardo tutto il pay per view. Assolutamente. Non possiamo dire di no. Nonostante domani facciamo la trasmissione, per favore fatemi venire perché lo guardo, e quindi è per quello che abbiamo chiamato Enrico. Ah, io ieri ho passato una giornata di fuoco, tra ieri e stamattina, quindi... Tra il CMLL ieri sera e la NOAH, e ho finito di vedere NOAH versus New Japan, e stamattina ho recuperato di fretta e furia la Terminus perché almeno la notte voglio dormire, è stato un po' un casino. Quindi mezzo a tutto questo hai avuto la conferma che il CMLL è la federazione migliore di tutti i tempi? Perché era naturale, ma io ho già guardato tutto con lo spirito di, cioè già la New Japan l'ho guardata e ho detto vabbè, però non c'è neanche una tappatia e già lì mi è scesa la NOAH, tanto uguale, cioè, insomma non è all'altezza. Poi finalmente alle 9:30 è uscito in salita, lì mi sono, sai quando ti ricarichi proprio le pile, quando vai a fare quelle belle camminate in montagna, vedi il paesaggio e dici oh che bello, così deve essere la vita. E poi vabbè, al termino stamattina ho detto bisogna pure un po' soffrire fino a settimana prossima, speriamo che buttino fuori ancora qualcosa dalla federation numero uno del mondo e vediamo un po'. Allora Terminus, non vi fate spaventare per chi non l'ha visto quando vedete che lo show dovrebbe durare qualcosa come 3 ore e 45 minuti, perché in realtà al netto si accorcia molto il tempo, e quindi vediamo subito. Allora, la regola è intrigato molto, abbastanza capire che quello che hanno avuto hanno influenzato molto, è stato bello diverso cercare di adattarsi a nuove direttive della prova. Sì, ora le regole, tra l'altro, ora diremo anche... Adesso Fabrizio le andrà ad enunciare le regole. Scusate se le leggo dal telefonino, però purtroppo se le mettiamo da qua ci abbiamo dei problemi di sorta. Se vi interessa anche Matt Cardona e Free Agent, mentre stavo andando a prendere... Lo chiamo io allora? Sì. Sabato almeno mi va a fare la spesa. Sì. E, quindi... Un problema della Terminus, cioè è un problema che, come ha detto del fatto anche Alemanni, è un problema iniziale, soprattutto. E perché all'inizio ci sono stati dei piccolissimi problemi tecnici.
hanno debuttato con un'intervista a Zambi, se non sbaglio, dove non si sentiva assolutamente nulla. Questi telecronisti sono andati avanti per mezz'ora, però un po' andava il microfono, un po' no, non si sentiva, zero. Praticamente non c'era audio, non c'era assolutamente nulla. E quindi non è iniziato nei buoni auspici. Poi si è visto che il ring era di fatto in una palestra, poi comunque poco più, in una, tanto dove c'era un po' più di spazio, e le riprese con le telecamere non erano così, diciamo, l'impatto. C'erano due telecamere, una zoomata, vedevi praticamente, contavamo quanti brufoli avevano i lottatori, e poi via. Quindi diciamo che questo lato qua organizzativo, molto probabilmente anche dovuto ai problemi che hanno avuto, sicuramente voglio pensare che sia così, ha un po' inficiato. Sempre Alemanni dice infatti che la tempesta di neve ha un flessato un po' tutto, anche a livello proprio organizzativo, anche di recruitment. Già adesso per problemi ha lottato Diamante, perché una lottatrice non è potuta andare per problemi di viaggio. Sì, l'ho annunciata quando è entrata, scusami, col banner Diamante. Io ho riso molto con la O, Diamante. Una cosa dovevi fare, bannerista, una cosa. Sì, ma perché l'ha scritto col T9. Ok, Diamante. Allora. Ho riso mezz'ora comunque. Quindi, ora vi vado a dire le regole della Terminus. Una era: tutti gli incontri possono finire per, devono finire, non possono, devono finire per, fine, sottomissione, KO o squalifica. Basta. Poi, incontri singoli, una durata massima di 15 minuti, tag o 3 contro 3, quello che è, sempre 15 minuti, incontri titolati invece durata massima 20 minuti. Con un potenziale overtime di 90 secondi se l'incontro è in pareggio. Dopodiché i criteri di squalifica sono: due falli tecnici, poi ci sono spiegati quali sono, squalifica, l'uso di oggetti, subito la squalifica, interferenze da fuori, squalifica. Quella degli oggetti e delle interferenze da fuori, esatto, bravo. Quello degli oggetti e delle interferenze da fuori dovrebbe, secondo me, essere una regola proprio spudorata. Però. I falli, come vi dicevamo, quelli che portavano alla squalifica, potevano essere il conto di 10 secondi sulle corde, fuori dalle corde, scusate. Conteggio di 5 di corner break quando l'arbitro dice di non picchiare eventualmente qualcuno. Quando l'avversario sta fuori dalle corde per cercare di non prendere botte, eccetera, low blow intenzionali, colpi agli occhi intenzionali, le tirate di capelli, gli sputi, pugni in faccia, vabbè, comunque chiudere il pugno, palmo chiuso in ogni caso, e direi basta, sì. E tutti questi falli tecnici sono a discrezione dell'arbitro, comunque. E i count out sono di 5 secondi. Quindi questo. E ogni arma usata ci sarà l'immediata squalifica e l'espulsione dalla Terminus. Quindi queste erano le regole che avevano dato, un po' di differenza rispetto alle solite. Ricordiamo sempre che le regole comunque del wrestling non sono fisse, ognuno può mettere le regole che vuole, non ci sono problemi. Ma dopo tutto questo, e dopo i problemi tecnici iniziali abnormi, c'è stato il primo incontro, dove Lee Moriarty ha sconfitto Josh Woods. Quindi o signor Enrico ci dica come le è sembrato l'incontro, se l'ha visto. Allora, vuoi la versione istituzionale o la versione... No, beh, non sarò brutale. Allora, brutale,
fil rouge di tutto l'evento, che comunque la qualità di match è sempre stata tendenzialmente buona, quindi non ci sono stati dei brutti incontri. Questo in particolare, per esempio, a me è piaciuto, è stato un buon incontro, molto, molto ben combattuto da entrambi, ma io mi ero fatto tutta, probabilmente colpa mia, però mi ero fatto tutto un castello mentale, no? Prima di vedere questo pay-per-view, cioè che fosse una cosa, come dice il nome, effettivamente molto grappling, quindi molto fatto da prese di sottomissione, molto tecnico, molto giocato sulle chiavi articolari, iaveo contro iaveo, tappatia, non tappatia, no, adesso andiamo più sul messicano, però una cosa che fosse al limite, diciamo, con lo shoot style wrestling, che si vede magari in Giappone, quindi... che sembra, tra virgolette, molto reale, quando non è, a volte è pure reale, non è neanche scriptato, per dire, no? Quindi un tipo di incontro abbastanza di nicchia, ma che è interessante vedere. Quello che invece ho visto, chiaramente mi aspettavo da una federazione comunque indie, sì, americana, sì, ma comunque che è dietro una buona base, perché comunque chi ha chiamato sono tutti atleti abbastanza fermati dalle tre maggiori, diciamo, non WWE americane. L'unico problema è che mi sono trovato davanti a incontri di wrestling normali, tra virgolette. Cioè, sì, ok, ci sono delle regole diverse, però in ogni federazione che si va ci sono magari delle piccole differenze di regole, e quindi non è così strano vedere un conteggio diverso, un qualcosa diverso, se guardi un po' di federazioni differenti. Questo, per esempio, è stato un ottimo match, sono stati bravi tutti e due, assolutamente. Mi sono piaciuti molto alcuni scambi, effettivamente loro erano già un pochino più settati da quello che ho visto sulla tipologia di match che sono stati annunciati. Cioè loro ho detto, ok, beh, un buon iniziale, anche loro hanno giocato molto sugli scambi piuttosto tecnici, su alcune sottomissioni, loro abbastanza c'erano. Ho apprezzato il fatto che comunque abbiano modernizzato e velocizzato magari quello che è uno stile un pochino più statico, che può essere il grappling duro e puro, e questo mi è piaciuto. Gli altri un pochino di meno, comunque De Moriarty ha fatto una bella figura, un bel figurone, mi è piaciuto vederlo tifato per una volta, visto che nei W se lo cagano relativamente poco, quello assolutamente, però bravi tutti e due. Sì, anche a me è piaciuto, anche perché poi li Moriarty è bravo vero, quindi non ci si sbaglia, sì, molto con lui. Basta, sì. Sono di nuovo vulcanica. Forse ti direi, forse in questo contesto spicca di più rispetto che nei W, perché nei W chiaramente, ecco, sei su uno stage che devi avere un carisma della Madonna perché la gente ti guardi. E quindi passano in secondo piano quelle che sono le tue effettivamente oggi mi sta scappando l'italiano, quelle che sono effettivamente le tue capacità sul ring. Lì è entrato comunque atmosfera, chiamiamolo così, raccolta da indie, la gente era gasata quando l'ha visto, è entrato, ha fatto un figurone, ha fatto dei bei numeri, perché poi ha fatto dei bei numeri, se l'è cravata proprio la stragrande, e lì mi è piaciuto, lì assolutamente sì, qui bravo. E diciamo che questo qua secondo me è stato uno dei migliori incontri della serata, proprio a mani basse, sì, per quello... sì, molto, molto probabilmente sì, insieme direi che insieme agli altri sette incontri è uno dei migliori, è tra i primi otto incontri della serata. È il primo di una lunga serie, diremmo. Se dovessi dare una classifica, lo metterei tra i primi otto posti in questo momento, sì, dei match della Facciamo federazione. Una top 8 della Terminus? Sì. È dentro. Sì. Poi li potete mettere un po', l'ordine tra questi otto li potete mettere, però è nei primi otto sicuro. Però posso dire una cosa che mi è piaciuta in generale dello show? Mm-hmm. Proprio una cazzatina. Che bello quando entrano, fanno a botte, qualcuno perde, escono ed entra subito gli altri due per l'incontro successivo. È una roba molto giapponese che io adoro, nessuna rottura di perché poi se ti interessa il match, io per esempio sono uno che, ok, sì, la storyline mi interessa, ma non deve rompere troppo le balle. Quindi quando c'è un match via l'altro io godo. E quindi questa cosa qua mi è piaciuta tanto, quello sì, molto molto giappo style. È vero. Infatti noi facciamo come hanno fatto loro e andiamo subito al secondo incontro.
Grande. Dove Daniel Garcia ha sconfitto Adam Priest, Invictus Cash e JDX, che non è parente con JX, l'ho voluto dire. No. Ah no? Non era lui? No, infatti non mi ricordavo che avesse capelli diversi, adesso è... Mm-hmm. Fermi tutti. È live il programma più sexy. Qualcuno è risorto dal 18G, fermi. Sì. Come va... Pieno di grafene, Edo. Come sta? Edo, le nanomacchine cominciano a fare i loro effetti. Ti immagino come Ian Solo quando viene intrappolato nella lastra di grafene, adesso. hai un braccio robotico, cosa è successo? Allora, le regole di questo Fatal 4-Way, perché poi di fatto era un Fatal 4-Way, erano che... Sul ring dovevano esserci sempre due lottatori. Era un po'... Classico. Ok, bene, allora vuol dire che va bene. Sul ring dovevano sempre esserci due lottatori, ma era a eliminazione. Quindi si è trovato, c'è stato Daniel Garcia che ha dovuto battere, non ha schienato solo uno. Ci sono stati tre schienamenti in questo incontro. Complimenti alla prova di JDX che dopo 3 secondi praticamente era fuori. Sì, scomparso. Scomparso completamente. Sì. Quindi Daniel Garcia ha sconfitto questi tre per vincere. Questo com'è che lo chiamavano Terminal Match, se non sbaglio. Terminal Eliminator 4-Way Match. Esatto, Terminal Eliminator 4-Way Match. Leo, l'hai visto questo? Questo no. Sei riuscito a vederlo? No, non ce l'ho fatta questo. Sono arrivato questo Questo non ce l'hai fatta. E te cosa credi di venire nelle trasmissioni vedendo gli incontri? Ma ha fatto il banner. Ma ha scritto il banner. Grande. Che io di solito mi affido Edo, perché io ho una memoria molto labile. Li ho visti stamattina, ma non è che mi ricordo sto granché. Non ho neanche avuto il tempo di rivedermeli. Quindi sì, li ho guardati, ma ero appena sveglio, ho fatto dell'altro nel frattempo. No, ma qui l'incontro è stato tendenzialmente era incentrato su una faida che hanno avuto durante l'incontro tra Garcia e Cash. Di fatto sì, infatti c'è stato un momento quando Cash era fuori dal ring, che hanno cominciato a darsi il cambio per entrare in ring a suon di chop. Hanno fatto 4-5 chop a testa e si davano il cambio così, perché per entrare bisognava darsi il cambio. E quindi l'incontro, cioè, questo sarebbe anche stato carino, piacevole da vedere. Non è stato confusionario, perché appunto avendo comunque regole così non è stato confusionario, però questo secondo me ha patito del discorso del limite di tempo di 15 minuti, perché se metti 15 minuti e comunque devono esserci tre eliminazioni, sì. Anche a me, però il discorso dei 15 minuti qui è... non c'entrava niente. Quando si dice forse... match, ma questo è un gauntlet nel vero senso, sì, della parola, veloce, tappa, sì. Sì. Forse, oddio, si è offeso così tanto, cosa ha detto? Sì, Madonna, davvero. Forse sul gauntlet match non gli è piaciuta, secondo me. No, infatti, no, non credo. Beh, è una battuta sul gauntlet match, addirittura. Sì, allora, un po' permaloso. Ad ogni modo, sì... Forse i 15 minuti sono un po' penalizzanti, sono forse troppo pochi a volte. Su alcuni match van bene, perché dici ok, massimo fanno 15 minuti, se no è draw, se no è quello che è. E su altri invece sono troppo, troppo, troppo limitanti. Spero che magari rivedano un pochino questa cosa per i prossimi show, soprattutto appunto con un 4 contro 4 sono non fatto il four-way. Un complimento. Non potevano farmi un complimento migliore. Per maloso, ma ultimo sempre migliore. Ultimo. e niente, no, comunque, come stavo dicendo, a volte sono un pochino penalizzanti questi 15 minuti. Cioè, se alzassero anche soltanto di 5 minuti, non ma so. Secondo me sarebbe riuscito perfetto se l'avessero fatto di 16 minuti. 16 minuti è la durata aurea, diciamo. Facevi tre eliminazioni sui 16 e era la morte sua. Sì, 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 sì.
Allora, come diciamo, 16 sì, però 18 è divisibile per 3, quindi puoi farle distanziate, capito? Ma appunto per quello, perché ne facevi quelle, le mettevi, che ne so, 5-5 e quella principale 6. Ah, bello, che dai il colpo di scena, sì, allora sì, si vede che sei... Che lo guardi dagli anni '80 il dressing, sei un intenditore, sì, sì, sì. Hai il senso del coup de théâtre. Come hai detto bene la R del coup de théâtre? 7:45 secondi. Questo è Busu, ragazzi, è Busu. Ma fai 15, forse andrebbero anche bene, ma il 15 però in un Fatal 4-Way a eliminazione è cazzo, è poco. Abbiamo fatto 5 minuti di eliminazione. Teatro. Ecco come hai detto. È perché l'accento di Bordeaux, Edo, quindi è un po' forte, capito? La, come cantava Ruggeri, questo è il Coupe de Foot. Sì, sì, sì. Coupe de Foot. E quindi niente, Daniel Garcia comunque ha vinto. Alla fine ha vinto l'esperienza del giovane Daniel Garcia. È riuscito con la sua enorme esperienza a vincere, no, niente, comunque l'incontro piacevole, alla fine è bella l'idea dell'eliminazione così, però non avrebbe dovuto avere limiti di tempo, secondo me, o comunque un po' più di tempo, perché comunque appunto JDX di fatto non sappiamo nemmeno come sia come lottatore, cioè non ha fatto niente, non è apparso, e quindi questo è stato. Mentre il terzo incontro, esatto, ha vinto la All Elite di fatto, i primi due incontri. Ma avevi dei dubbi? Ecco, il brutto di questi incontri è che erano abbastanza telefonate le vittorie. Quello è stato abbastanza... Poi, vabbè, vediamo. E terzo incontro, invece, ha visto il campione del mondo di Impact affrontare uno che ha Impact, ci bazzica spesso, forse ha firmato anche un contratto, non si è capito bene, ma... Forse sì, mai. Bennett ha sconfitto Moose per squalifica, una delle Mike persone. Bennett e Canellis. Era soltanto, c'era solo lui, però non c'era. Però è sempre bene ricordare le proprie medaglie. È sempre a ricordarlo, però comunque Maria che fa Giovanna di secondo nome non c'era. Maria Giovanna Canellis. Sì, tra così. Moose molto veramente sì, e a un certo punto non avevo capito nemmeno io perché fosse stato squalificato, lo ammetto. E comunque Mike Bennett ha battuto Moose per squalifica, perché Moose ha raggiunto dei conteggi di quello che dicevamo prima, dei falli tecnici di fatto. E quindi doveva essere un incontro interessante, alla fine è stato un incontro normalissimo. Sì. Vai Enrico. Allora... 6 minuti e 38. Sì. Sì, io devo mettere davanti, so che magari scontento della gente, magari in chat, non ho idea, se ci sono tifosi, io non adoro Moose, e quindi non adorando Moose già parto male, però vabbè, ho cercato di guardare tutto senza, vabbè, ma ragazzi, dico, è roba personale, non ho niente, non dico che faccia schifo a priori, non mi piace. No, te l'altra volta hai detto... Con te dico, guarda, Moose mi fa schifo a priori, però con la chat è sempre per me. Hai detto in tutto il mondo, non è un discorso soggettivo, ma è oggettivamente... Oggettivamente fa schifo. Però, vabbè, questa cosa qua lo dico in più. Davanti, glielo dici davanti al muso. E francamente sì, vabbè, cosa si può dire di questo match qua? C'è stata la squalifica praticamente dopo, subito... E penso anch'io, ci ho messo un attimo a capire, poi ho visto che è stato buttato fuori dal ring, cioè è stato Moose che ha buttato Bennett fuori dal ring, perché buttare l'avversario fuori dal... oltre la terza corda, diceva il commentatore, a parte, esatto, uno dei falli tecnici, esatto, quindi Irish Whippona, se non mi ricordo male, fortissimissima, e Bennett che cade fuori dal ring e se la giurano a distanza, comunque hanno detto anche perché queste cose si fanno solamente se nelle, esatto, Battle Royale qua non, sì, si fanno, cioè, qua non si fanno mai, in un'altra federazione dove vengono dietro a Musduro. Sì, mi fate un'altra, se la sono giurata, e
se la sono giurata e c'è poco da dire. Muse se n'è andando dicendo avrai vinto la battaglia ma non la guerra, e probabilmente si rivedranno. Scusatemi nella fretta, alla fine Muse se la prende con un altro lottatore, mi dite per favore il nome che non l'ho riconosciuto. Non lo so, non mi ricordo di questo pezzo. Qualcuno di voi, sia alla fine, quando è uscito, c'era uno che stava parlando con lui e se l'è presa anche con lui, che poi l'hanno inquadrato, hanno detto il nome, ma non l'avevo sentito. Ah, non ci ho fatto caso, non ci ho fatto caso, devo aver avuto... Meno male che è venuto Edo in aiuto. Gigi Bombetta, grandissimo Gigi Bombetta, sì sì. Il secondo classificato provinciale della Strumpa. Dovrei risentire, ci assomigliava e non mi ricordo. Piero Bastardis o l'Elite. Ma qui sei d'accordo che quindi è stato l'incontro di fatto più brutto della serata, cioè non c'è stato incontro. Sì, allora, qualitativamente, ripetiamo, la serata è alta e anche questo incontro qua comunque va dentro la top 8 della Terminus. Quindi sì, sì, cioè, brutto ma riferito alla Terminus, quindi brutto, ma sempre è stato comunque un incontro di livello, assolutamente. Ecco, non so come classificare gli altri, questo molto probabilmente lo classificherei al numero 8, se mi dicessero tra i primi 8 incontri, questo forse lo metterei proprio ottavo. Sì, l'ottavo incontro, però comunque onesto, cioè. Cioè, con tutti gli incontri che hanno fatto, poi ottavo è buono, cioè, che sì, cazzo. Sì, ottavo è baciarsi i gomiti a fare un ottavo posto. E poi c'è il primo incontro femminile della serata, dove... Diamante sconfitta Diamante. Yanai Kai è quella che si combatte, si è vista anche a Dark se non sbaglio, Rampage, sì. Forse sì. È quella che si veste da Muay Thai, poi di fatto sì, classica sì. Del Muay Thai, sì. Dove Diamante infatti dove vi Diamante Manni, uomo di attenzione. Diamante ha sconfitto Yanai Kai, Diamante ha sostituito, abbiamo già detto prima, ma lo ridico, Lisa Hall, o la Aisa Hall. Liza Hall. Liza Hall, no, no, Hall. 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 Che Diamante è sembrata quasi essere tecnica solamente perché ha fatto cedere, cioè né più né meno. E poi il livello di Diamante lo sappiamo. Ecco, conoscevamo il livello di Diamante, ma non conoscevamo il livello di Diamante. Esatto. Il Diamante è la sua seconda gimmick ed è interessante il personaggio che ha portato sul ring. Secondo me è vero, si sono picchiate. Sì. Fortunatamente si sono picchiate. Yanai Kai ha tenuto fede alla sua gimmick, lei deve esatto. Picchiare, essendo la muaitiana, deve assolutamente picchiare, né più né meno calci, pugni, botte, l'altro ego stesso, sì, assolutamente. E Diamante è stata molto meglio di Diamante, perché comunque Diamante sappiamo che è discreta. E che dire di questo incontro? Carino, come primo incontro femminile, niente da dire. Ecco, se mi dicono fai una classifica dei match femminili, secondo me, a mio parere, finisce nei primi due. Sì. I primi due a mani basse. Sì, sì. Beh, è già un podio. È un instant classic. Sì, 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 sì. È da vedere. Sorriderò all'ombra dei granai, se non sbaglio. Ora. Però, c'è stata una cosa molto carina in questo incontro, che io avendo entrambe... Già tu sarai. Esatto, esatto. C'è stata una cosa carina, secondo me, in questo incontro, che bene o male, avendo tutte e due sentite che bello, un background, un po' da lottatrici di MMA e mixed martial arts e cose del genere, hanno fatto vedere qualcosino a livello di palm strikes, piuttosto che delle cose che appunto andavano... Impareremo a camminare, bellissima. Domenica. Come domenica. Hanno fatto vedere delle cose carucce, perché si sono visti appunto degli scambi un po' da MMA, nonostante siano stati poi conditi con tecniche di wrestling più dure e puro. Però carino, bello, mi è piaciuto anche in generale come match femminile. L'ho visto bene. Vero. Fia. Ma
l'abbiamo chiamato per questo, cioè quando c'è bisogno di tirare fuori i coglioni, lui basta dirgli e lui lo fa. Io sto cercando di ammazzarvi coi paroloni, cioè non so come riempire i vuoti e sparo dentro termini tecnici. Volete sentire anche... Esatto. Volete sentire una Tiger Driver 98? Fa sempre scena. Tiger Driver 98. Io vorrei sentire Blood, Sweat and Tears, per favore. Però con quella pronuncia. Però non sono io che lo fa bene, lo fa bene. Con quella pronuncia là. It's Blood, Sweat and Tears, Slobbernagger. Ma sì, che adesso come entra dentro il vecchio che è in me. Ma senti Leo, lo mandiamo agli archivi questo incontro? Sì, circolare. Ok. Che bello. Mandiamo agli archivi. E aspetta che controllo i comments. Sì, allora ci va. E allora il programma fatelo voi, e allora basta. Alle mani ti diamo le chiavi della diretta. Guardate che, cioè, cara chat, non è una cosa detta con cattiveria, però state attenti perché Fabri, da che vede insieme Lel, sì. Non ha pazienza, cioè lo dico, ci maltratta tutti i giorni e minaccia di tagliarci le gomme della macchina, quindi per favore non fatelo incazzare con cose così piccole, state al suo gioco, per favore. È vero, comunque di questo incontro io volevo dire soltanto una cosa. Che hanno bocciato l'annuncio del Digital Media Center. Io volevo dire soltanto questo, ma invece c'è qualcuno che deve entrare, no, lo dico io, perché non... e non me l'ho visto. questo... Qua già si sbilanciano, attenzione. Qua te ne assumi le responsabilità. Io lo metto nei primi due, però te ne assumi le responsabilità. Sì, ma lì va questione personale. L'unica cosa che ci terrei ad aggiungere, che me l'ha spiegata Fabio stamattina, Kiera Hogan non è la figlia di Hulk Hogan, non è parente. Ci tenevo a dirlo perché me l'ha detto stamattina. Ti dirò una roba fantastica, invece, che Kiera Hogan su Twitter ha il nickname che è Hogan Knows Best. Se Hogan Knows Best sì. È una delle cose più belle in assoluto. Recuperatelo. Trovate davvero? Cioè, io un ottimo ricordo, perché all'epoca guardavo il wrestling e dice: guardi, su MTV c'erano quelle cose, ma penso che come trash argine era paragonabile a quello di Ozzy Osbourne, che non mi ricordo come si chiamasse. Sì. Dio mio, che cosa ho visto. L'avevano fatto quando la moglie aveva avuto un brutto male, e quindi nel periodo peggiore che potessero fare la trasmissione del genere. Insomma, tutto il cazzo. Di Osbourne, bravo, sì, facile. Dove ho messo Megane? Perché era bellissimo come erano doppiate, perché loro, essendo vecchie, avevano la voce da rincoglionito. Sì. Dove ho messo il mio anello? L'ho lasciato qui. Andava avanti mezz'ora di puntata, Ozzy Osbourne a cercare il suo anello, che poi era in bagno. Tipo. Cioè, questa era la puntata media. Fa sembrava avesse 80 anni per movimenti. Sì. Bellissimo. Sì. Sì, c'era Hogan No Best, che lei si fa chiamare Hogan No Best nei social, Kiera Hogan. Sì, è il nick. È il suo nick. Allora, io non mi sbilancio così tanto come ha fatto Draco. Molto probabilmente non è 50-50 qual è l'incontro più bello tra i due femminili della storia della Terminus. Sarà un 51 però forse questo, perché comunque c'erano due capaci, si sono già affrontate, quindi magari si conoscevano, c'è anche da considerare quello. Kiera Hogan a Impact sembrava prima o poi fosse lanciata verso lidi altissimi, che parole che sto trovando, però poi invece non è esplosa, che scuso nella categoria tag, vediamo poi in All Elite invece cosa farà, al momento un cazzo.
ma confidiamo nel 2022 per lei, perché comunque ha delle peculiarità che sono sprecate in altri contesti, ma li analizzeremo dopo, li diremo meglio dopo. Ti è piaciuto l'incontro, Enrico? Ma sì. Sì, mi è piaciuto, sicuramente uno dei migliori match femminili che abbiamo mai visto in Terminus. È stato... In realtà, devo farvi una confessione, questo l'ho visto un po' di sfuggita perché era l'ora in cui mi stavo lavando i denti per andare a lavorare. Quindi sì, l'ho visto con un occhio, ma non è che abbia avuto proprio un occhio critico di quello che stava succedendo. Shakira è profilata meglio in NW, profilata, questo termine così... aulico. Esatto, solo per te. Johnny Pet, ciao caro, benvenuto. Purtroppo io spero il cucciolo di allora Johnny. Questo l'ho visto io invece. Signori, proprio arrivo di rincorsa, l'ho visto io. È arrivato. Sì. Oh, dopo 53 minuti di trasmissione, Leonardo. Esattamente, dopo 53 minuti posso parlarne. Quindi che è successo qua? Aspettate un attimo. Vai, aiutami tu perché mi stavo lavando i denti. Dicevamo, praticamente questo match è stato, diciamo, interessante, nel senso, con le regole pure, che è stato provato a lottare con le regole pure per i primi, presumo, 30 secondi, un minuto e mezzo, e poi dopo basta, fine dei discorsi, perché hanno cominciato a darseli di santa regione, come regione. Fanno loro, esatto. Il problema è che, diciamo, Jordynne Grace se la buttano sul fisico contro Kira Hogan, la spezza in due, e di fatto più o meno tutto il match è stato questo. Due cose sono risaltate agli occhi: la Muscle Buster dal paletto e la Pump Handle Driver come mossa risolutiva finale. Perché? Perché solamente la Pump Handle Driver ha... esatto. Infatti è stato espulso lui. Raccomandata perché è la migliore del campo. Però la verità è che lei ha trovato il contratto a lui per Impact, per altro che... quindi è uno scambio di favori. Invece la Pump Handle Driver finale, che prende la mossa di solito, scusa, me la sono detto. Scusa, sì. Sì, dicevo, la Pump Handle Driver, che è una mossa che deve essere, diciamo, coadiuvata più o meno anche di chi la subisce, invece praticamente l'ha fatta totalmente da fermo con la Kira Hogan in braccio. Ciao caro, ciao. E quindi praticamente non ho mai visto la Grace in difficoltà per la sconfitta prima, però figurati. Ah, ringrazio Edo, grande. E quindi ecco, questo è un match così, non è stato proprio a livello pure come il primo match, dove c'erano due interpreti effettivamente pure, perché Lee Moriarty è bravo, sì. Josh Woods, magari per chi non segue la Ring of Honor non è proprio conosciuto, però se è uno che è stato campione pure champion della Ring of Honor, quindi diciamo qualcosa a livello pure lo sa, poi dopo o comunque insomma sa combattere, quindi ecco, diciamo, questi due interpreti non sono quelli livello lì, però diciamo hanno fatto la... Scusatemi una cosa, a me non piace gioire delle sconfitte altrui, sapete che sono sportivo, la Sampdoria ha vinto, il Genoa sta perdendo 6-0 con la Fiorentina, che cosa? Indegno. A posto così. Che tra l'altro, mentre parlavamo, mi è venuta in mente una cosa. Prego. È andata di culo la Terminus, che sono riusciti a sostituire l'altro atleta, perché a quanto pare Kira Hogan è stata accompagnata dalla sua compagna. Sì, sì. E quindi c'era lei lì. Sì. No. Cazzo, non c'è più l'Isol, che cazzo possiamo fare? E mi immagino hanno chiesto il panino. Hanno chiesto a tutti i lottatori: scusate, chi vi ha accompagnato a voi? Qualcuno di voi che ha accompagnato, c'è mica una lottatrice lì in mezzo, così tanto per... Seguendo le regole, c'è un lottatore in sala? Sì, sì, è vero, però diciamo proprio a livello di lottato un po' ci hanno provato a farlo, però
È vero, Diamante. Tra l'altro, ecco, chi era Hogan? Sarà stata gelosa di Diamante o Diamante? Cioè, qui c'è. Può essere, ci sono i, ci sono i presupposti per un divorzio a sto punto. Se non sbaglio, sono proprio sposate loro. No, no, sono sposate. Infatti. Quindi ci sono... Vabbè, poi vedremo. Ma poi... Ma signore poi... e signori, ladies and gentlemen, sua maestà. Tanto, togliamo questo. Allora. Fabrizio, è stato difeso, è sempre così. È stato difeso il titolo vero e unico, sì, mai perso, della Ring of Honor. Questa persona piena di passione, di cuore, di coraggio, che si chiama Bandido, ha mantenuto la cintura sconfiggendo Baron Black. Sì, la vera cintura, l'unica vera cintura. Quei maledetti della Terminus non sono voluti andare a prendere il diritto da Banderas per cantare la canzone del mariachi. È vero. Il 24 febbraio. Mi hanno annunciato il 24 febbraio, sì, ero andato un attimo a vedere su che c'è. Hanno annunciato quello di febbraio. Guarda, io faccio già una... No, una scommessa si fa per dire adesso. La Terminus terminerà, scusate, o con lo show del 23 febbraio, o... Forse ne fanno uno a marzo, ma non credo, perché il primo aprile ricomincia la Ring of Honor. Quindi dici che è proprio un'operazione così spudorata... E devono far vedere le cinture, ma sì, ma c'è la Sinclair. Sì, ho capito che devono far vedere le cinture, ma è una roba proprio spudorata in questo mondo. Almeno tienilo come boh. Secondo chiaro, show. Vedere, caso strano, metti in event Grisham, Bandini. No, no, ma quello è palese che comunque ci ma sia dietro. Ma immaginate cosa, come si chiama, Sinclair che va da Grisham e dice: senti, noi chiudiamo un attimo per 2 mesi, però tu devi sbandierare le nostre cinture per qualche tempo. Metti su una promotion, metti su una promotion, te la paghiamo noi. Bene, quanto mi date? $10 a fare fatto. Ma sì, è chiaramente un filler da Ring of Honor, perché, sì, vuole, certo, perché deve far vedere ancora le cinture. Il primo pay per anche i lottatori. Secondo me, più che un filler vero e proprio, però attenzione, potrebbero anche valutare. Però questo qua è puro fantawrestling, come diresti tu e Stefano durante AEW Tunnel Podcast. Podcast. Questo è veramente fantawrestling, potrebbe essere anche, non so, un modo per tastare il polso del pubblico e vedere se effettivamente magari c'è un interesse commerciale. E fare doppio brand? Ma lancio, ma così. Questo serve perché il primo pay per view della Ring of Honor, che se non sbaglio è proprio il primo aprile o il 2 aprile, comunque, sì, è proprio il primo aprile e non è uno scherzo. È G1. Sarà praticamente al posto di fare, che ne so, se la Ring of Honor vende solitamente 15.000 pay per view, gli serve per venderne 20-25.000 perché c'è il ritorno. Quindi la gente comunque vuole vederlo, sì, in più hanno tenuto, sì, caldo il discorso. E facciamo la scommessa che il main event sarà Jonathan Grisham contro Bandido. Quanto è quotato? Mm-hmm. Cioè, ma a nulla, non lo quotano nemmeno. Però è interessante questa, perché volendo potrebbero svilupparla, se effettivamente ha un riscontro commerciale non avrebbe senso chiuderla, però la lancio lì così. Vabbè. Però in mezzo a tutto questo, Leo, come hai visto il miglior atleta della storia? Allora, visto che prima hai parlato di Genoa, dicendo che sta di Genoa Calcio, io devo cominciare questa introduzione così. Ecco. Sì, sì, prima, ma non ha mai chiuso la Ring of Honor. Infatti ci sono stati degli errori. Non ha mai chiuso la Ring of Honor. Hanno detto che avrebbero fatto una pausa di 2 o 3 mesi. Infatti ripartono, bisogna vedere come saranno quelli, come saranno i show settimanali, quello sì. Sì, esatto, quello. Comunque sì, è vero, qua Emanni dice bisogna vedere cosa fanno quelli ad Impact, ma è sempre, diciamo, hanno messo quelli, diciamo, un po' più di spicco proprio per traghettare tutto il discorso a G1 Supercard.
che sarà il pay per view della Ring of Honor di ritorno, che proprio l'ultimo supercard che hanno fatto era quello lì, Ring of Honor con la New Japan Pro Wrestling, quindi presumo che anche questo giro ci sarà la collaborazione, non credo con la New Japan Pro Wrestling. Forse infatti non sarà G1 Supercard, attenzione, eh? Vabbè, diciamo è quello lì, ma adesso Supercard of Honor. Supercard of Honor, giusto? Honor, vedi, perché è G1 della Ring of Honor, Honor fanno sempre Honor, esatto, esatto. Quindi sarà tutto un traghettamento fino a lì. Qua Bandito batte Baron Black. Baron Black, che sicuramente voi l'avete visto per almeno 48 volte nell'AEW, perché ha una losing streak di 0-48, quindi almeno l'avete visto. Qui 48. Non per la notizia, proprio ho detto ottimo Fabri, cioè io sono ottimo. Sì, sì, tu sei ottimo. Sì, sì, sì. Cioè io. Grazie. Sì, sì, è sì, sempre sì. L'effetto assieme lei questo, sì, sì, sì. Comunque c'è una cosa che adesso tralasciamo un attimo il discorso da Terminus, vedete? Supercard of Honor lo fanno a Dallas. Attenzione! E per i vecchi come me, vieni a Dallas, vieni qui. Esattamente, però tutti gli spettacoli che vogliono avere un attimo vedremo di risalto. Vedremo Swell entra al pubblico. Esatto, li facciamo tutti a Dallas, Texas. Texas. Dovrei dire che il Covid non esiste dal 2019, non è mai esistito. Detto questo, non solo se non sbaglio, è stato fatto Sissi Tutù. Non vi di per lodarti, come si dice. Detto questo, se non sbaglio, lo fanno lo stesso weekend della WrestleMania. Mi pare di sì. Comunque, insomma, niente, Bandito batte Baron Black in un match che effettivamente è durato un quarto d'ora. Se non erro, dovrebbe essere il match più lungo della serata. Perché è quello lì che ha utilizzato semplicemente. No, non è il più lungo, scusate, è il terzo più lungo, perché poi il match primi, molto probabilmente è stato io a occhio e croce direi che è stato tra i primi 8 più lunghi della federazione, ma sì? anche tra i primi 3, anche tra i primi, tra i primi 3 molto probabilmente, sì sì. Comunque così insomma, a occhio del match, dove praticamente Bandito ha fatto pentole e coperchi con Baron Black che si è un po' difeso, ma diciamo il livello tecnico dei lottatori è talmente smaccato che poca credibilità diciamo per le sorti finali di questo match. Bandito c'è, veramente... c'è Bandito che faceva il suplex con le dita praticamente, sì sì, praticamente se voi vi ricordate Goku quando si difendeva così ha terminato in Kaichi e più o meno andava, era lo stesso discorso, era lui che si difendeva così. Però diciamo Baron Black alla fine ha mostrato qualche cosa, ecco, lui un po' più concentrato sul discorso pure, quindi diciamo sulle prese di sottomissione per quanto riguarda le gambe di Bandito, però poco altro, via. Tra l'altro quando sono entrati scheda tecnica di Bandito, high flyer, luciadore, cioè, per far capire che luciadore sono. Luciadoras. Quindi ecco, questo è il canovaccio del match. Mantiene il titolo, fermi tutti. Gigante Bettino Catanga. Si è buona per 10 mesi, grazie Bettino. Totale. Grazie Ivan Bettino. Ivan Bettino, esatto. Ivan Bettino. E quindi ecco, questo insomma è stato il discorso del match. Un quarto d'ora abbastanza godibile. Baron Black si è difeso, però poco altro. Via, Bandito nettamente superiore per quello che mi riguarda. Ma sì, no. È vero. Ci è arrivato il vecchio nome, esatto. Festeggio di notte. Aspetta. non riesco. E qual sarebbe il nuovo nome invece? Qual era quello che di prima? Perché non... Bettino Catanga. Quello no, che no. Riprendere Bettino Catanga. Sì, ma quello nuovo, perché se hai detto buonasera Perros, è uno che ci segue in Ugo De Lucia. È Ivan. Non riesco. Barbagione. Grande. Non ti conoscevo come Bettino Catanga, scusami. Ugo De Lucia c'è domani, Ivan. Cioè. Se vuoi sì, sì, domani. Sì, sta all'occhio. Domani ritorna sicuramente. Vedi, cioè, oggi siamo con i nomi ufficiali. Come mai c'è tutta questa difficoltà a trovare un avversario valido per il lottatore migliore degli ultimi 150 anni? Perché non tutti sono Ultimo Guerrero. Esatto.
Beh, o gli mandi contro Phoenix. Ma Phoenix la finisce in Icky. Phoenix Icky. Icky. È l'unico. La Fenice, però... sì. Il cavaliere della Fenice. Mandiamo Bandido a riposare, più che meritato riposo del guerriero. Perché non è finita qui con Bandido, attenzione. Però non è finita qui con Bandido, esatto. Perché comunque, subito dopo c'è stato l'incontro di coppia, che io definirei... Guarda, non ho... qui mi sbilancio veramente. Il miglior incontro di coppia della Terra. Sì. Io mi sbilancio così. Poi, voi, fate voi. Io però, la dico. Me ne assumo la responsabilità, però la dico. Quindi, Dante Caballero o Caballero, dipende da che parte dei paesi latini sia. E Jokis, o Jokis, anche lui dipende da che parte. Esatto, Freddy Yei o Freddy Yei, dipende anche lui da che parte dei paesi. Per me è Yehi! È più una roba. E Tracy Williams, o Williams, o W. Williams, dipende anche lui da dove viene. Dipende o da W. Williams, per dire. W. Williams. W. Williams. E, ripeto, e allora anticipiamo. Ha rotto tutto! Fantastico! Rotta la telecamera, finito il programma e basta. Grande Mike Cena. Grande Mike Cena. È arrivato Mike Cena, grande. Scusate. Allora. Non voleva rompere tutto, però è la CMLL che parla in questi casi. Ha rotto l'internet. Breaking the internet. E vedi, si pronuncia Yahi. Ho portato via, senza volere, ho portato via la cuffia. Mi sono alzato dalla parte sbagliata. Mi sentite adesso? Sì. Okay. Ciao Max. E quindi niente. Cosa dire di questo incontro, o Enrico? Che è stato il migliore incontro di coppie della federazione. Sì, della federazione, proprio a mani basse. A mani basse, bassissime proprio. Aggiungo anche questo. Su questo io però chiederei il touch dal buon Leonardo, che io non sono preparato su questo. Perché secondo te non è preparato? Nemmeno io sono preparato su questo, però è preparato Fabrizio. Sì, preparato. Facciamo il ghille della situazione e scappiamo via. Sì, purtroppo il lavoro e il wrestling insieme a volte non vanno bene. Allora, qui ammetto la mia poca conoscenza dei quattro lottatori in questione. Freddy Yai e Tracy Williams sono lottatori della Ring of Honor. Sì, diciamo, loro due. Tracy Williams faceva parte della Foundation insieme a Lethal, Grisham, eccetera. È un ottimo lottatore. Il problema è che ha avuto più o meno diversi infortuni, sempre sulla spalla, ma diciamo che si prende tipo si è staccato il tendine, non ha questo genere, quindi diciamo niente di così poco. E però gli altri due, Dante Caballero e Jokis, onestamente no, non poi magari non se... avranno mica usato un altro nome. Se li conoscessimo sotto falso nome? Può essere. Magari i poteri forti ci hanno nascosto il loro nome. E vediamo. No, sono loro, vabbè no, scherzi a parte. Comunque è stato un bel incontro tralasciando tutto. Dante Caballero, Jokis, appunto, non li conoscevo, ma hanno fatto una discreta buona impressione. Sono di quelli un po' da rivedere. Mi piacerebbe vedere qualche altro loro incontro, se c'è gente che magari fa copia fissa, oppure se sono stati messi lì a caso, francamente, tanto per riempire. E però mettere dei lottatori a caso e ti sfornano subito alla prima occasione l'incontro più bello della storia dei match di coppia della federazione, sì.
della federazione, vuol dire che allora non hai i coglioni, ma hai anche i controcoglioni. Sì. Fabri. AEW stacca un assegno. Dimmi, vai. Dante Caballero. All'anagrafe Edgardo Colon. È un Colon? Ma fa parte dei Colon? È un fratello? Ah, beh, allora. Puerto Rican professional wrestler. Allora si spiega tutto. Allora si spiega tutto. Beh, però quanta umiltà che non ha messo il cognome e si è chiamato Caballero. Sì, assolutamente. Sì, strano, è vero. Quanta umiltà. Di solito i Colon si fanno sempre chiamare Colon senza problemi. Sì. A volte mettono anche Tenue subito dopo. E questa arriva dopo. Ci sono arrivato un secondo dopo, scusami. Arriva dopo. Sì, arriva molto dopo, però sì, è arrivato. Ascendente, discendente anche. E... ci ho messo quel secondo e mezzo perché non stavo capendo. No. Qui adesso arriviamo al main event. Adesso bravo, sì, bravo, il migliore main event. Sì, sì, bravo, bravo. E quindi Jonathan Gresham contro Josh Alexander per il titolo Ring of Honor originale sto cazzo, perché originale bandido, e è finito con un doppio pin. Sì, campione non è neanche capace di pinnare l'avversario. Esatto, che sulla carta questo doveva essere un incontro della Madonna contro due tecnici assurdi, forse tra, sì, i due migliori tecnici attualmente nel panorama nordamericano. Sì, grosso modo. Sì, quasi, non proprio migliori, ma però sì, top comunque 5, secondo me sì. Sì, della Terminus sicuramente i primi due. I primi due della Terminus. Ok, va bene. Siamo d'accordo su questo. Beh, ma non fa quasi male che la Terminus comunque abbia fatto un pay-per-view. Ma almeno li ha fatti e la Federation Wrestling no. Fa un po' male a pensarci. Sai perché, Enrico? Guarda, non prendertela, che ti prendo le guanciotte per quelli della Federation Wrestling. Sono tutti qua. Noi li abbiamo nel coraton. Sono tutti qua. Nel coraton. E sulla carta comunque doveva essere un incontro della Madonna. E invece magari non è stato proprio della Madonna, sarà stato di qualche santo. Sì, esatto. Non, è stato sì, un po' più, su un po' più sottotono. E, però no, alla fine dall'incontro comunque, Leo, questo ci hai fatto la grazia di vederlo. Sì, sì, ve l'ho fatta la grazia. Allora, innanzitutto ho fatto la grazia perché essendo santità ve l'ho fatta. Essendo un incontro di santi... E vi ho fatto la grazia lo stesso. Di santi e di eroi, cantavano. E di eroi, sì, esatto. Perché scherza con i fanti, ma lascia stare i santi. Però questo è un match assolutamente da vedere. Vabbè, niente. Vabbè. Questa volta non ha sprintellato nulla. Hai visto con quanto saltato è stato? Sì. Adesso faccio così. Io però fossi in te cambierei il nome da Fabrizio a Ultimo Fabrizio. Sì. almeno. Praticamente, questo match è stato bello, ma non bellissimo, ok? Quindi diciamo, sicuramente il storytelling per quanto riguarda la gamba di Gresham che ha portato avanti per tutto il match Josh Alexander, perché avendo come finisher l'ancolo, nel senso che per tutto, mi vuoi dire che per tutto il match Gresham ha portato in avanti una gamba? La sua? Okay. Praticamente gliela smontata in quattro pezzi, la stava smontando. Il problema è che da quell'altra parte Josh Alexander subiva i colpi sul braccio, quindi diciamo adesso lui deve mantenere su un pareggio e andare pulito da esempio. Allora, il discorso secondo me è anche un altro, cioè Impact forse non prende bene il fatto che, perché Impact è un po' come il semelello ogni tanto quando gli girano le scatole, quindi è un po' come Fabrizio soprattutto,
Quindi praticamente non necessariamente dice: ma sì, guarda, ci sarebbe questa promotion nuova, dovremmo dateci Josh Alexander. Sì, però non perde. No, sì, però Sì. ho detto sì, però Sì. fatemi firmare il contratto a Grisham anche. Sì, esatto, guarda, mettiamoci d'accordo. Quindi diciamo che praticamente c'è stato questo finale un po' che puzza di merda, però va bene così. Sì, purtroppo. Allora, Fabrizio ha le stesse reazioni di Scott Amore quando però faceva il manager del Team Canada. E quando Yes, entravano, yes, yes, yes! Bisogna ricordare a Fabrizio che il Team Canada è stato sciolto da Jim Cornette in una puntata di yes. È sceso in prigione. proprio così sciolto. Così, release ha fatto. Vabbè, insomma, niente, questo comunque è un bel match effettivamente, questo qua. Secondo me meglio quello lì tra Grisham e Sabin ad Hard to Kill. Nella sabbia, ah no, 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 ad Hard to nelle Kill. sabbie mobili. No. Comunque, non malaccio. Double pin, diciamo, Comunque, politico. se non vi muovete, non cadete nelle sabbie mobili. No, io ve lo Ah, è dico. vero, è vero. Sì, Se state fermi, non un po' andate giù. Se galleggi. state fermi, non andate giù. Esattamente. Qua, infatti, giustamente dice Gianni che quando si è troppo hype, magari si rimane un po' delusi. Sì. Effettivamente magari è un po' deluso, ma per Johnny, fortuna. ma Ma pensaci, guarda, Johnny. è come quella sensazione che ha Enrico quando le sue miliardi di fans vogliono copulare con lui e poi resta un po' deluso. Infatti è per quello che io non facciamo niente. Ma allora, Johnny, non è tanto il match che ti crea hype e poi rimane, è la vita, cioè il wrestling è la metafora della vita. La vita ti delude alla fine, quindi è tutto normale. Dov'è Edoardo quando serve? Perché deve scrivere una roba. Eh Lo sì, ma devo infatti mettere sto in cercando di evidenza. tenere botta di fare l'Edoardo di turno, ma sì, anche la vita dice, vabbè, è stata una buona vita, non ho rimpianti, però. Anche se è stato un buon match. Ma Va bene, comunque, insomma, via. Questo sicuramente è stato un buon ho match. tanti amici Doppio pin. vita. Doppio pin. Fin. Grisham alza in aria la propria cintura E finché non arriva alza anche in aria le mani, scialalalala. la. E poi E falle dopo girare, scialalalala. batti in aria le mani, e Sì, poi dopo era praticamente battito. eh sì. Sì. Oh, va, qualcuno Guarda, che nessuno qui grande, l'ha sei detto. tu, sei tu, Quanto la sei sai tu, lunga! Tiziano, bravo, Combatti la grandissimo. vita anche tu. Ma perché lui è Tiziano Ferro? Dici? Notizia l'anagramma del mio nome, si mette tanto. Tiziano d'acciaio. Quindi diciamo, alza in aria il titolo, arriva Bandito che a sua volta alza il suo titolo, che è quello legittimo, stanno per stringersi a mano finché non parte una musichetta che già sa Aspetta, di... che comunque con il bellissimo suono che c'era ci si è messo 12 minuti a capire che musichetta era. Sì, esatto, però era una musichetta che mi faceva presagire una persona, diciamo, che non vorreste incontrare in un vicolo. E no, non è Fabrizio che non volete incontrare nei Carruggi di Genova, bensì il buon Mike Santana questa volta, perché senza Ortiz è Mike Santana. E quindi proprio lui in persona si palesa con i suoi mille catenacci al collo e vorrebbe andare anche lui, insomma, a partecipare a questo party per le cinture. Qua Fabri, questo è stanno pesante. continuando a dire che tra Bandito e Grisham sono un team Grisham nel title versus title. Alemanni si è già esposto. Marisa, prendi nome e cognome. Ace dice che Bandito è il primo a essere nella storia di Derby, sa parire Però, allora, Ace, ti ricordo soltanto che Bandito è il primo wrestler nella storia, punto. Basta, finito, la frase non va avanti. con la Terminus che comunque, sempre show, scrive Welcome to Terminus a Santana.
Sì, quindi, come per dire, Santana is terminus, nel senso che ha finito la carriera. Sì, sì. Ma te lo scrivo pure io. Aspetta, sentite come digita, sentite come digita. Sì, sì. Sai nei film quando c'è l'hacker? Sì, sì. Vedete? Ecco qua. E ci siamo. Perché stavo per scrivere bannano tutto. Sì, sì, Draco, io anche io mi sento personalmente... Te personalmente sì. No, secondo me nella storia della Terminus lui è stato più che lo My God Moment, direi il wrestler non annunciato che non t'aspetti, cioè quello molto probabilmente è vero, non so trovare la parola giusta. Oh my God Moment. Forse io sì. Forse miglior debutto. Miglior debutto nella storia della Terminus. Sì. Ma sarà mica un three-way invece? Ci sta che sia Santana contro Grisham contro Bandido per come è finito. O sì, addirittura un four-way con Alexander anche per come è finito. Può essere. C'è da dire che non sono abituato a vederlo come Mike Santana e fa un po' male fisicamente. Mike Santana mi piace. Santana è Santana. Per me è Santana. Nome e cognome. Quando si chiamava Santana. Suonava bene la chitarra. Però quando si chiamava Carlos. Nessuno faceva queste obiezioni, vorrei ricordarvi. Ma quando si chiamava Tito comunque faceva tante del lockdown. Sì. Quello di adesso invece lotta vestito da militare. È vero. E quindi con questo sì, anche questo è vero, si è dato solo la mano con Grisham, ma anche perché se dai la mano a Bandido con Bandido puoi essere Santana quanto vuoi, ma intanto perdi. Sì, perché il fatto, Draco, è questo, che Bandido quando va anche agli eventi coi fan non stringe mai la mano, perché la sua potenza rischierebbe di stritolare mano, avambraccio e creare un cacchio di buco nero che risucchierebbe la persona. Quindi lui di solito non tocca le altre persone, è troppo forte. Voi non siete spettatori attenti, perché voi credete che la mossa finale di Bandido sia il German Suplex con la corda, con l'ausilio della corda. No, quanto la mossa finale di Bandido finale di Bandido è quando fa la pistola così. Perché parte, spara veramente. Parte un raggio laser che ti perfora, però tu non lo vedi, è uno spostamento d'aria come il cattivo di Dragon Ball, non mi ricordo come si chiama. Dopo aver avuto il Covid, durante, meno male che non lo fa durante. Guarda, posso dare uno spoiler? Dai. Anzi, una cosa che qua è proprio vedova di Bandido, l'ho fatto anch'io dopo aver avuto il Covid, ho abbracciato le persone. Perché hai visto Bandido farlo? No, l'ho fatto anche io, ho detto. Sì, no, perché hai visto Bandido farlo? Ah, certo, sì. Sì. Se lo fanno lui, lo posso fare anch'io. Metti la parte romantica della storia. Sì. Ma non è Bandido, comunque non è Bandido che ha preso il Covid, è il Covid che ha preso Bandido. Lì quando il Covid è entrato in contatto si è iniziato a fare segni della croce. Aia, sono Bandido, capitato male. Bandido, in quanto ne è uscito? In 5 ore? Cioè, non può partecipare qua, il giorno dopo stava già lottando. Cioè, cosa sì, è una roba bestiale. Questa è brutta. Bruttissima. Questa è bruttissima. Anche perché non stavamo parlando di lui. A me in realtà ha fatto ridere. Allora sarà la birra, però mi ha fatto ridere. Kyle O'Reilly. Allora, no, che io lo odio, questa gogna la odio. Allora, mediatica. Gogna, spiego la videocamera e metto il canale del Cimerello. Che monito! E quindi, niente, vabbè,
mandiamo ai archivi, lo possiamo definire il miglior pay per view della Terminus? Per il momento sì. Il miglior pay per view di tutti i tempi della Terminus. Sì, io direi di sì. Chat, siete d'accordo? Aspetta, però attenzione, continuiamo a mantenere la classifica, Leo. Sì. Anche se non eravamo in onda il primo gennaio, c'è stato Day One della WWE. Sì. Poi c'è stato Hard to Kill. E adesso c'è stato Terminus. Terminus. Facciamo una classifica, qual è, Fabri? Qual è al momento il pay-per-view del mese? Io voto Hard to Kill ancora. Guarda, semplicemente perché Hard to Kill non è Terminus. Sì, sì, beh, certo. Ma se fosse stato in Terminus, sarebbe stato Terminus. Però ancora Hard to Kill. Quindi al momento... Io ho visto, non ho visto, l'unico che non ho visto è stato Hard to Kill. Quindi... Carino. E questa come? La dice lunga però su di me, onestamente. E infatti sto un po' soffrendo dentro dalle vostre parole. Questa la dice un po' lunga. Eh sì, perché mi hanno fatto vedere Day One con l'inganno, non so, ve l'avevo scritto. No, vabbè, Drago secondo me ha sbagliato proprio, cioè, no, che ma mai nella vita, cioè, chi l'ha pisciato in testa a Clover Wrestle Kingdom, ma proprio gli ha pisciato in testa. Ma noi quelli che recensiamo noi, dobbiamo dire, per dare un consiglio. Sì, penso, no. Sì, sì. Quello, ma secondo me proprio non c'è nemmeno... Sì, allora, Drago Wrestle Kingdom quest'anno male, ma brutto, ho fatto veramente fatica a vederlo. Quindi sì, ci sono stati match belli, però brutto. Ma Leo? Sì, dica tu. Prima di chiudere, ti è mica capitato qualche vlog? Questa settimana ho visto quello settimana scorsa, ho visto il Bing di Elite e anche il vlog di Sammy G, però non mi ricordo nulla. Ok, allora prossima settimana. Sì, sì, sì. Ah, guarda che poi settimana prossima può essere che vediamo il vlog di Sammy Guevara direttamente dal Brasile. Corazon, allora se lo fa dal Brasile ci prendiamo settimana prossima, è il 23, quindi dobbiamo parlare della GCW settimana prossima, signori. GCW l'evento dove ci sarà il ritorno di John Moxley, che andrà a difendere il titolo contro Homicide, in più una card abbastanza ricca perché c'è anche il team di Bandito e attenzione, ci sarà anche Psycho Clown. Psycho Clown, vado un attimo a ripescare qualcosa intanto. Io poi volevo sapere due parole da Ace di cosa ne ha pensato di Noah contro NJPW. Io non l'ho adorato, è stato molto più bello lo show del primo gennaio. Oh, ecco, allora c'è questo discorso, c'è. Abbiamo Mox contro Homicide, Janela Cardona, che hanno tirato su una storyline su Twitter divertentissima, veramente con Chelsea Green di mezzo. Esatto. Ci sono i Briscoes, che dovrebbero difendere i titoli, perché loro sono campioni di coppia della GCW, se non sbaglio. E della Ring of Honor. Ellie contro Ruby. Sì, quella Ellie lì e sì, quella Ruby lì, presumo. Jonathan Grisham contro Blake Christian. Bello! Questo è veramente figo. E un lucha tag tra il team di Bandito e il team Gringo. Sì, esatto. E, parleremo di questo e vi diciamo già adesso, va bene, c'è il ritorno di Moxley, ma Moxley contro Homicide, io le otteniamo per Homicide. Esatto. Non si pone mai anche... la questione. Ok, bravo che torni, non ci interessa perché Homicide deve vincere. Esattamente. Te l'ho anche scritto, perché questa cosa qua mi interessa. Quindi ecco, una card abbastanza succulenta per quello che riguarda la GCW settimana prossima. Ci sarà il 23, quindi la domenica notte, e cercherò di vedere il più possibile, Fabrizio anche lui, e poi dopo vediamo se... Infatti... annunciamo già che lunedì prossimo che parleremo della GCW faremo un doppio programma, un crossover faremo Ugo De Lucia con Late Night. Non facciamo già, vi possiamo, innanzitutto se vedete c'è Ultimo Fabrizio, perché sì. Oggi Ultimo Fabrizio, però settimana prossima infatti ci sarà Fabrizio di AW Italian Podcast, ci sarà Leonardo Santità, ma allo stesso poi tempo ci sarà
il Gaffas e che non c'è. Il subcomandante flemmatico, capito? Cioè, e allo stesso tempo però ci sarà anche Fabrizio il professionale e esattamente, Sanidad, esattamente. Perché il fatto è che ormai magari, quando dici subcomandante flemmatico parte in automatico da... perché magari quando è in automatico così quando sì. Si parla, che ne so, di roba americana è così, ma se si parla di Lucia settimana prossima accadrà questo. E allora anche questo, scusami, se riesco. Ah, sì, assolutamente. Ma è fattibile un Ugo De Lucia con che monito? Ma noi cioè, possiamo nel senso fare che... un Ugo De Lucia tutto così, se vuoi. Cioè che lo intervistiamo o che cosa? Non ho capito. Intervista che monito? Cosa? Sì, giustamente. Spiegare perché la faccenda è interessante. Sì. E quindi sì, la prossima, mentre domani invece facciamo un domani invece collegatevi perché parleremo della puntata del primo di gennaio. Bella, perché se me ci ha fatto la cortesia di metterci una puntata nuova, grazie. Anche se ancora non ci hanno dato il soberano contro Templari, maledetti. Peccato che però non sia intera. Peccato che non sia intera, porca di quella puttana. Esatto. Ma non è intera, però in realtà hanno tagliato le entrate. E allora, io non ho visto tutta la card completa da Cage Match. Fai conto che lo Steel Cage Match finale... era per quello che non ho realizzato. Il cage match finale tagliato perché le entrate chiaramente sono tutte tagliate e fanno vedere dall'ultima entrata, quindi nel frattempo è come se fosse la Royal Rumble, ogni tot entra della gente e quindi quelli che iniziano a pestarsi non si vede, non si è visto. Però io mi sono divertito, non è stato il match della vita, ma è stato godibile. No, allora, abbiamo già chiesto a della gente di poter venire, gente comunque, diciamo, conosciuta. Al momento le risposte sono state vaghe o non ci sono state. Quindi però noi l'intenzione di fare qualche intervista ce l'abbiamo. Non è detto però che ci riusciamo, quello è... Sì. È complicato però non sappiamo nemmeno se esatto. Ad esempio se le facciamo è molto più facile che siano registrate perché c'è un discorso di diffuso orario eccetera, se si riesce a fare in diretta tanto meglio, mi divertirei anche di più. Però Mike sappi che avremmo del materiale per fare la puntata meme su Che Monito, perché abbiamo scoperto durante una delle ultime puntate nel post show che Monito è una wave di meme in Messico e tra cui questo. Ma perché vuoi insegnare al culo a cagare? Perché? No. Cioè queste cose. E quindi cosa facciamo? Sfumiamo e salutiamo e diamo appuntamento a domani. Allora, va domani bene, sera venite tutti, anche se non seguite la Lucia Libre, venite tutti a seguire Ugo De Lucia. Fatelo, guardate com'è diventato pallido. Ma davvero? Sì, ma è la luce, credo. È la Lucia. Vai, a seconda. Aspetta, faccio la faccia maciata. Guarda come è macciato, fatelo per lui, guardate. E in più domani c'è anche Edo. Cioè, dai, sì, minchia. Sì. Edo 5G. Cosa volete? Cioè, anche quello che sta scrivendo delle cazzate in chat. Cioè, domani, vieni. Domani è invitato, vieni lo stesso. Vieni, vieni domani, vieni. Stream Elements, vieni domani. Ci divertiamo. Domani venite per Ugo De Lucia. Io sto allungando la chiusura perché per ovvi motivi che Leo capirà, quindi domani ci vediamo per Ugo De Lucia, poi con calma ci sarà ragazzi, ma domani non me aspettavo, Leo, non me aspettavo, e quindi ma io adesso ti allungo il brodo dicendo che domani con Ugo De Lucia ci confermi l'ospite o no?
Domani no, perché faremo in un'altra volta una puntata a tema dove parleremo solamente della zona 23. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Quindi parleremo della zona 23. Prendiamo un po' di emozioni e così riusciamo a fare una puntata completa. Beh, ecco, adesso possiamo andare in chiusura. Sì? E... allora. Corri! Taglia! Grazie mille, grazie veramente. Grazie a tutti, ragazzi, buonanotte. E ci vediamo domani sera e poi ovviamente lunedì. Dovremo vederci domenica, ma invece è lunedì di nuovo per colpa del Purple View. Buonanotte, buonanotte a tutti. Ciao ragazzi, grazie. Late Night Show, tutti quanti su ring. È live, il programma più sexy. Wake up your funky soul, siamo qui. Get down.